Siamo al mercatino di Piazza San Jacopo, dove tra l'altro ci deve essere stato anche un furto, ma noi siamo per le dolcezze, ci spostiamo nel settore dedicato ai chicchi. E quando parlo di chicchi, te sta qui Luca, io vado dentro perché c'è questa signora, io quando trovo le bionde più stretti siamo e meglio. Bella barba da Babbo Natale. Senti, pensi che mi assumano in un centro così? So, con un euro per uno. Che specialistica hai? Devi essere specialista. Babbo Natale devo fare. Ma qualche soldino lo potresti anche fare. Devi avere una campanina. Allora, raccontaci questo mercatino. Fino a quando state qui? Siamo fino alla mia festa. T'ho fregato, eh? Lo volevi di te, dai, dimmelo, no, su. Fino al 6 gennaio. Gennaio. La Befana, che sì. Cade di venerdì? No, lunedì mi pare che quest'anno. Si fa l'antiquario. Però diciamo che siete un po' penalizzati. Da chi? Cioè vi sentite penalizzati? No, siamo bellissimi. No, quest'anno siete bellissimi. Siamo bellissimi, riprendi le nostre casottine di legno. Che abbiamo comprato. Chi l'ha pagato? Noi. Le abbiamo pagate noi, abbiamo fatto un investimento non indifferente perché e vogliamo il comune essere... che vi dà in cambio? Quanti anni vi ci fa stare? Le nuove qui? Concessioni sono 12 anni. Quindi per che 12 anni mi, avanzi, mi rompete i coglioni sotto casa, perché io sto qui. Lo so. No, abituato, facciamo... Siete una nota no, di ora colore. Quest'anno siamo bellissimi, non criticate, eh. Siamo belli, però, belli di legno nuovo, la mia profumato. Domanda è questa, dimmi. Tu di dove sei? Di Arezzo. Quindi quello che guadagni lo rispendi ad Arezzo? Io sì. Anche i miei colleghi. Il mercatino tirolese. Ma perché mi vuoi far criticare? Io non posso criticare. Devono pensarci da sé la gente. Una volta si diceva che i soldi spesi in casa tornavano in casa. La gente deve ragionare da sé. Se non è più così è anche peggio per tutti. Quello che penso io. Quindi, quindi tra le righe quei tirolesi portano un Tirolo. O anche oltre. Però la gente deve decidere da sé. Questo è il dazio per stare sotto casa sua. Capito? Ora ogni banco gli fa il dazio. Mi dovrà dare una tangente per stare sotto casa. Io ti faccio tanti auguri. Grazie. Non mancherà occasione di tornare a trovarci. Ci rivedremo magari per gli auguri di Natale. Notate che quest'anno nel nostro mercatino ci sono attività nuove. Tipo la mia vicina, tartufi che c'erano anche anno, spezie, cioè è un mercatino che ha, è tornato di valore, quindi invitiamo tutti a venire a trovarci. Siamo in Piazza San Jacopo. Che per chi non lo sapesse, è il centro della nella città. Toponomastica non esiste Piazza San Jacopo. Una volta si chiama Corso Italia. Una volta si diceva davanti alla UBIM. Davanti alla UBIM. Ora davanti all'OVS. Davanti all'OVS, esatto, e davanti a Zara. Praticamente all'inizio del corso, dalla parte di sotto. Grazie, ciao a tutti.